Allora, sovrintendente, io sono il vecchio di... Buongiorno, sono il Bertolati, ad accoglierci all'ingresso della mostra, nelle sale della mostra di Capo di Monte, un maestro giocoliere. Saluti, Bertolati. Buongiorno. Immergerci ancora in più, con tutti i sensi tanti di bambini gustativi, in questa atmosfera magica creata dalla Picasso. Grazie. Professore Cesare De Sena, le vostre impressioni su questa mostra, è un piacere cogliere al di là di qualsiasi. È una splendida mostra perché da quel che si scopre vedendola, perché bisogna vederla prima, onestamente da quello che avevo letto non l'avevo capito. Non si capivano gli obiettivi, è vero? Mentre invece... Diciamo la novità, l'intelligenza di questa mostra che attorno al grande telo, alla grande scena di Parade, ci sono una serie di argomenti che sono affrontati molto bene, molto analiticamente, come gli strumenti musicali, i rapporti con Meteo, i rapporti con Napoli, perché lui non stette solo due giorni a Napoli, lui stette nel mese di aprile circa un mese in Campania e andò anche a Positano, tra l'altro, facendo delle puntate non solo nella città, ma ritornò a Pompei e visitò tante cose come San Martino. Tutte le emergenze più importanti. Tutte, non tutte, ma molte. E qui lo si vede chiaramente, cosa che, ripeto, prima non si sapeva. Positano fu ospite di Leonid Massini, che tirò dietro e ci fece conoscere questa traccia di mostra importantissima. Nella storia dell'architettura e nella storia dell'urbanistica, dove possiamo collocare Picasso artista? Ah, Picasso artista domina tutto il Novecento, per cui a partire dal cubismo che rivoluziona, cubismo che è un'invenzione pure a doppia mano, perché non bisogna mai dimenticare Braque, il suo amico Braque. Il cubismo rivoluziona l'interpretazione dello spazio, per cui tutta l'architettura del Novecento e la scultura del Novecento nascono da quella scintilla che sono le Moiselle d'Avignon. Quindi Picasso è una specie di seme da cui nasce la modernità del Novecento e, invadendo ogni settore della creazione. Professore, se dovessimo pensare ad una città, urbanisticamente parlando... Ma in che senso, mi scusi? Le sue opere dove le possiamo vedere? C'è una città particolare, non legata alla sua biografia, ma le città in cui possiamo vedere le sue opere sono innanzitutto il Museo Picasso a Barcellona, che tra l'altro è un museo bellissimo anche museograficamente. Poi è inutile dire il Museo Picasso di Parigi. Io ho fatto un viaggio nel sud, in Andalusia, a Malaga, dove era la città dove è nato, e la sua casa, cioè la casa del padre, è un piccolo museo. Anzi, a Malaga ce ne sono due di musei Picasso. Sono molto interessanti perché si vede come da un pittore in qualche misura, di maniera ottocentesca e così via, dei primissimi tempi, perché poi lui va presto a Parigi, nel 1902 già a Parigi, sono molto molto interessanti perché ci fanno vedere i quadri del padre di Picasso. Le prime lezioni a essere qua, eccoci. La ringrazio, professore. La ringrazio di questo tempo. Prego.
Bruno, esci, Bruno Leone. Sì. Vieni, esci. Le quarantenne di Bruno Leone. Ecco, questa è una cosa importante. Una mostra organizzata dal Museo Picasso a Parigi, che non è solo una mostra, è una celebrazione internazionale di 6 paesi che celebrano Picasso e il Mediterraneo. Questa mostra è l'inaugurazione di questo evento, che si fa tra l'Italia, la Francia, Spagna, l'Algeria, il Marocco e la Tunisia, tutto il mondo mediterraneo e il legame di Picasso con questo mondo. Inizia oggi a Capodimonte. Grazie. Solo a Capodimonte. Si capisce a Pompei e a Capodimonte. Noi abbiamo i disegni per i costumi, abbiamo il sipario e i costumi del balletto sono a Pompei, quindi nel pomeriggio alle 2 c'è una navette che va a Pompei e vi invito tutti. Ringrazio specialmente il soprintendente di Pompei, senza lui, senza Picasso, non avremmo fatto questa mostra. Grazie. Fra Pompei e Capodimonte, insieme a Sylvain, è una bella maniera di collaborare, di fare rete, non solo formale, ma veramente su progetti scientifici di grandissimo e culturali di grandissimo spessore. La Pompei è stata anche l'occasione per tirare fuori dai nostri magazzini oggetti che non si vedono mai, perché confrontiamo ovviamente quello, il balletto di Parade, con tutti gli oggetti che lo hanno ispirato, dall'art nègre, quindi ci sono maschere africane, ma ci sono anche le nostre maschere classiche che ornavano le case di Pompei, le fontane di Pompei, che tanto hanno affascinato Picasso, tant'è che una delle foto lo ritrae proprio su una fontana con maschera, e partendo dalle foto abbiamo riallestito anche i contesti che lui ha visto. Grazie. Ecco, questa è una cosa importante.